Dopodiché scappiamo insieme dalla botola. I banditi rientrano nella casa e capiscono che Gina e io siamo fuggiti. È a questo punto che comincia la seconda parte del piano. Serve qualcosa che li blocchi all'interno del locale, in modo che non possano uscire per inseguirci. Come ultima cosa, la parte 3. Reperire un mezzo di trasporto per andarcene da qui. Sembra che ci troviamo in mezzo al deserto, per cui escluderei l'idea di andarcene a piedi. Infine, per andarcene, potremmo usare l'elicottero, anche se non so proprio chi lo piloterà. La birra non mi aveva mai fatto questo effetto. All'interno è rimasta un po' di vernice. È pieno di rifiuti. Non posso usarlo, è tutto coperto di vernice. Mi ricorda quella che mio padre teneva nel cortile sul retro. Quando ero bambino mi divertivo a colpirla con una mazza da baseball. La verità è che in quel periodo era un po' una peste. Certo, sarebbe bello rinverdire i fasti del passato e sfogare un po' della rabbia che mi porto dietro fin da piccolo. La birra non mi aveva mai fatto. Sarebbe davvero terapeutico, ne sono certo. È un cavalletto della motocicletta. È caduto quando l'ho colpita con il piede di porco. Potrei averne bisogno. Non provare neppure a toccare l'elicottero, te ne farò pentire! E va bene, forse prima o poi mi tornerà utile. Meglio trasportarlo con il coperchio chiuso. Ehi! Tieni lontano quel barattolo, per favore! È pericoloso! Pericoloso? Questo innocuo vasetto di vetro? E dire che ti credevo un duro. Non è il barattolo a essere pericoloso, sono le formiche che vivono in questa zona. Formiche? Sì, vanno pazze per il burro d'arachidi. Ascolta, sei conciato peggio di quanto credessi. Pensa un po' quello che vuoi, idiota! Vedi quel pezzo di legno laggiù? Era una bella vecchia sedia a dondolo. Pochi giorni fa ci ho appoggiato sopra un barattolo di burro d'arachidi aperto. Quando sono tornato, poche ore dopo, la sedia era ridotta come la vedi ora, con un milione di formiche sopra. Sì, certo, come no. La birra non mi ha... Ottima idea. In questo modo Mariola crederà di essere più abbronzata. Attenzione, non se ne deve accorgere. Perfetto, non ha visto nulla. Mariola, ti spiacerebbe prestarmi il tuo abbronzante? Oh, va bene, prendilo. Penso di avere già una bella abbronzatura. Dimmi, tesoro, non mi trovi irresistibile? Ah, certo. Sei una vera bomba con quell'abbronzatura. Grazie per l'olio abbronzante. Non ho intenzione di prendere il sole, ma potrebbe tornarmi utile per altri scopi. Certo, credo che in qualche modo si possano combinare. Perfetto, ora la leva è come nuova. Funziona! La porta si è chiusa. Una tasca di pelle all'interno della porta. Immagino che serva per contenere le chiavi dell'autobus o qualcosa del genere. Vediamo che cosa c'è dentro. Una chiave. Scommetto che so che cosa apre. Vediamo se sono fortunato e se questa chiave è quella che apre il frigorifero. Beh, vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Prenderò il burro.
Sembra che Carla non se ne sia accorta, ma ho preferito chiudere comunque a chiave la porta. Certo, posso usare l'elmetto come recipiente per mescolare il burro. Molto bene, ci metterò le arachidi. Ottimo, ora devo soltanto scaldare tutto in modo che l'impasto risulti omogeneo e avrò ottenuto un ottimo burro d'arachidi casalingo. Mi piace l'idea, trasformare un innocuo rossetto in un letale proiettile di grosso calibro. Diamoci da fare, metterò un po' di polvere da sparo alla base. Pronto. Vediamo se ci entra. Perfetto. Vediamo se riesco a creare qualche altro proiettile per riempire completamente la cartucciera. Sì, li prendo tutti quanti. Con tutti questi rossetti potrò creare molti proiettili. Bene. Tutti questi rossetti potrei creare centinaia di proiettili. Pronto, la polvere da sparo è bastata appena per riempire tutti i contenitori di rossetto. Ok, ora riempirò la cartucciera. Ci entrano alla perfezione. Che coincidenza incredibile! C'erano esattamente tanti proiettili quanti erano gli scomparti vuoti. L'idea di tornare là dentro non mi attira per niente, ma immagino di doverlo fare. Bella pensata! Con il sole che batte sul coperchio del congelatore, potrai friggerci sopra un uovo, perfetto per preparare del gustoso burro d'arachidi. Lasciamolo ancora un po' a cuocere, così che diventi una crema bella omogenea. Posso usare la spatola del vero burro d'arachidi per mescolare la miscela. Beh, non è vero burro d'arachidi, ma immagino che possa andare. Almeno il colore corrisponde a quello reale. Beh, sembra un piano piuttosto macchinoso, ma perché no? Tentar non nuoce. Vediamo. Vediamo se quelle formiche danno qualche segno di vita. Accidenti! Incredibile! Non posso credere che stia succedendo davvero. Che bestioline selvagge! Assolutamente incredibile! Hanno ridotto il capanno a un cumulo di segatura. Fortunatamente ciò che si trovava all'interno è rimasto intatto. C'è dinamite a sufficienza per far saltare in aria questo posto. Meglio camminare con attenzione quando maneggio questa roba. Ottima idea. Scegliendo il momento giusto per fare saltare il pozzo, potrò attirare l'attenzione dei criminali. Piazziamo la dinamite.
Piazzerò il detonatore dietro questa roccia. È l'ideale per ripararmi dall'esplosione. Rivediamo di nuovo il piano. Dobbiamo attirare l'attenzione dei banditi, in modo che escano dalla casa. Quando si allontanano, io entro e slego Gina. Dopodiché scappiamo insieme dalla botola. I banditi rientrano nella casa e capiscono che Gina e io siamo fuggiti. È a questo punto che comincia la seconda parte del piano. Serve qualcosa che li blocchi all'interno del locale, in modo che non possano uscire per inseguirci. Come ultima cosa, la parte 3. Reperire un mezzo di trasporto per andarcene da qui. Sembra che ci troviamo in mezzo al deserto, per cui escluderei l'idea di andarcene a piedi. Attireremo la loro attenzione facendo saltare il pozzo di petrolio al momento giusto. Non è il miglior lubrificante disponibile, ma dovrebbe funzionare. Bene, ora immagino che funzionerà. Vediamo come funziona. Perfetto, la capanna è sotto tiro. Beh, andiamo. Ok, ora la mitragliatrice potrà sparare quando ce ne sarà bisogno. Rivediamo di nuovo il piano. Dobbiamo attirare l'attenzione dei banditi, in modo che escano dalla casa. Quando si allontanano, io entro e slego Gina. Dopodiché scappiamo insieme dalla botola. I banditi rientrano nella casa e capiscono che Gina e io siamo fuggiti. È a questo punto che comincia la seconda parte del piano. Serve qualcosa che li blocchi all'interno del locale, in modo che non possano uscire per inseguirci. Come ultima cosa, la parte 3. Reperire un mezzo di trasporto per andarcene da qui. Sembra che ci troviamo in mezzo al deserto, per cui escluderei l'idea di andarcene a piedi. Per impedire loro di uscire dalla casa, apriremo il fuoco con la mitragliatrice. È tutto pronto, dunque. Andrò a parlare con le ragazze. Dopodiché daremo inizio al piano. Ragazze, ascoltatemi. Devo dirvi una cosa importante. Ci sono delle notizie buone e delle notizie cattive. Quali volete sentire prima? Oh, ragazzo, inizia con le buone notizie, per favore. Ho preparato un piano perfetto per liberare Gina e andarcene tutti da qui. Mi servirà la vostra collaborazione, ma non sarà nulla di complicato, non temete. E che ci dici delle cattive notizie, tesoro? Beh, vediamo. Qualcuna di voi sa pilotare un elicottero? Un elicottero? Un elicottero? Calme, ragazze, nessun problema. Sergente Hewitt a rapporto, signore. Pilota da ricognizione della divisione Bravo, signore. Reggimento Windward, secondo battaglione Charlie, Marine degli Stati Uniti, signore. Sei un Marine? È incredibile, Carla, non l'avrei mai detto. Molto bene, allora, non c'è tempo da perdere. Raccogliete le vostre cose e portatele all'elicottero. Poi vi spiegherò i dettagli del piano e illustrerò a ciascuna di voi la sua missione. Ah, un'altra cosa. Ricordatevi che a bordo dell'elicottero non ci sarà posto per tutto quello che avete sull'autobus. Prendete solo l'indispensabile, per favore. Accidenti. E meno male che avete portato solo l'indispensabile. Ma, ehi, non vorrete che ci portiamo dietro pure il culturista, spero. È un ragazzo davvero molto gentile, Brian. Ha soltanto bisogno di qualcuno che gli mostri la strada giusta. Ci prenderemo cura noi di lui. Questo poveretto merita una possibilità. Gli daremo quello che si merita. Ok, fate un po' come credete, ragazze. La cosa importante è questa. Ascoltatemi bene. Per prima cosa provocheremo l'esplosione di quel pozzo petrolifero per distrarre il tizio con un occhio solo e il suo compare. Di questo ti occuperai tu, Mariola. Non ti preoccupare, sarà molto semplice. Ho già pensato a tutto. Dovrai soltanto azionare il detonatore e quindi correre all'elicottero, ok? E come saprò quando premere il pulsante? Useremo le radio. Ne prenderemo una a testa e io vi fornirò istruzioni. Lula, ci sono trasmittenti a sufficienza? Sì, dolcezza, non è un problema, ce ne sono fin troppe. Perfetto. Lula, sfrutteremo anche la tua grande precisione. Sarai tu a usare la mitragliatrice che ho preparato nel cimitero degli aerei. È già puntata contro la capanna. Se il piano fila alla perfezione, il pozzo petrolifero salterà in aria e quei criminali usciranno di corsa dalla capanna per vedere cosa è successo. Al che io entrerò a liberare Gina. Molto bene. Quando i due tizi torneranno all'interno, inizierai a sparare contro la capanna per impedire loro di inseguirci dopo che si saranno accorti della scomparsa di Gina. Tutto chiaro? Chiaro. Sarà molto divertente fare a pezzi quei porci, ma quando arriva il mio turno di raggiungere l'elicottero?